È stato approvato dalla Giunta il progetto di riqualificazione urbana del lungomare nel tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio. Circa 1,5 km di rettilineo sarà interessato da un intervento di ripavimentazione che vedrà l'utilizzo della pietra lavica in sostituzione dell'asfalto. L'area tornerà così alla sua antica immagine, precedente alle modifiche apportate dal regime fascista nel 1938 in occasione della visita di Hitler. Si lavora su un piano sostanzialmente libero, vale a dire con minimi tagli all'interno delle pavimentazioni e dunque la riduzione anche dei dislivelli che oggi abbiamo, metteremo mano ai sottoservizi, riqualificheremo anche il sistema fognario, le caditoie e tutto quanto serve anche alla raccolta delle acque, nuova illuminazione, nuovo progetto di dehors, di gazebi e razionalizzazione della presenza appunto dei ristoratori. Il progetto, elaborato d'intesa con la soprintendenza, prevede anche interventi di ampliamento del marciapiede, la realizzazione di corsie per mezzi autorizzati, una pista ciclabile e aree di sosta per i pedoni e per l'occupazione da parte di bar, alberghi e ristoranti. Si sono sollevate negli ultimi giorni alcuni timori circa le piste ciclabili, la possibilità di andare in bicicletta o anche di poter pattinare, non c'è questo rischio assolutamente. Lavoreremo affinché siano resi possibili e compatibili tra loro differenti usi senza escluderne alcuno. Il costo complessivo dell'intervento, sostenuto economicamente dalla Regione, è di circa 12 milioni di euro e comprende anche l'adeguamento della rete fognaria e dell'impianto di pubblica illuminazione con sistemi sostenibili e di risparmio energetico. Abbiamo approvato il progetto definitivo ora in Giunta, incardineremo il finanziamento della Regione che è stato nuovamente confermato al Sindaco De Magistris da parte del Presidente De Luca. Partiremo quindi subito con, appena incardinato il finanziamento, con una gara che sarà una gara europea, vi saranno poi le assegnazioni, le contrattualizzazioni, che i lavori dureranno 6 mesi, l'idea di lavorare, di avere qui lo svolgimento dei lavori a partire da gennaio, quindi 10 gennaio, 10 giugno, inficerebbe la presenza turistica e certamente anche le attività commerciali come quelle del tempo libero. Di conseguenza il Sindaco ha valutato di far iniziare i lavori a partire da ottobre 2016. La rigenerazione di questo tratto di lungomare con la realizzazione di arredi e attrezzature stabili ne consentirà il pieno utilizzo da parte di cittadini e turisti.